In questi ultimi giorni la grandine ha fatto danni in tutto il nord Italia e se stai guardando questo video forse ha fatto danni anche al tuo impianto fotovoltaico o forse stai pensando di installare un impianto fotovoltaico e vuoi capire come scegliere il pannello giusto per resistere sempre più a episodi meteo estremi come quelli che abbiamo vissuto. Bene, all'interno di questo video voglio spiegarti tutto quello che devi sapere, sia se tu abbia subito l'incidente, quindi che tu sia una vittima di questi episodi meteorologici, spiegandoti esattamente cosa devi fare e come porvi rimedio, sia che tu sia un cliente che voglia valutare l'acquisto di un impianto fotovoltaico e sia alla ricerca delle soluzioni, delle caratteristiche migliori del pannello per resistere alla grandine. Ti darò queste ed altre informazioni all'interno di questo video, quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Partiamo subito con l'informazione fondamentale. No, i pannelli non sono garantiti contro la grandine. Questa è una leggenda metropolitana. Non esiste niente garantito contro la grandine. Ebbene, capire la differenza di terminologia tra garanzia e test. Perché tutti i pannelli sono testati contro la grandine, ma non sono garantiti contro la grandine. La garanzia spesso dei pannelli è legata a due fattori. Problemi di fabbricazione, quindi o dei problemi intrinsechi al pannello nei primi anni di vita e quindi la garanzia lì si suddivise sulla qualità dei prodotti, tra prodotti di alta qualità e bassa qualità, però c'è una garanzia a 10 anni, 15 anni, 20 anni, 25 anni, 40 anni alcuni, quindi alcuni garantiscono i pannelli dai difetti di fabbricazione per 40 anni e poi abbiamo la garanzia sulla produzione, quindi il fatto che il pannello non solo funzioni, ma funzioni bene per 10, 15, 20, 25, 40 anni. Sono queste le due principali garanzie che bisogna andare a controllare quando si sceglie l'impianto fotovoltaico, quando si sceglie il modulo per l'impianto fotovoltaico. Garanzia di produzione e garanzia sui difetti di fabbricazione. Queste due garanzie sono poi dei valori che si accoppiano a tutti i test a cui i pannelli sono soggetti, tra cui un test sulla grandine. Infatti tutti i pannelli sono testati contro la grandine. Il test consiste nel lanciare contro il pannello delle palle d'acciaio, delle palline di ghiaccio, della grandezza circa di una pallina del calcio balilla, quindi circa 3 cm, a una velocità di 80 km orari. Se superano questo test, allora vengono messi in commercio. Il problema è che abbiamo vissuto in questi giorni episodi dove la velocità non era 80 km orari, ma era 150 km orari e il diametro della grandine non era 3 cm, ma ben di più. Quindi, come posso scegliere il pannello migliore? Per far questo dobbiamo lavorare a strati. Infatti, il modulo fotovoltaico, che è diverso dal pannello solare termico, che è un'altra cosa, è composto da diversi strati. Ma principalmente mi concentrerò su due strati: la cella fotovoltaica e il vetro di copertura. Infatti, per scegliere il modulo migliore, quello che resiste di più alle intemperie estreme, ci dobbiamo concentrare su questi due parametri: lo spessore del vetro e la tipologia di cella fotovoltaica. Lo spessore del vetro, beh, manco a dirlo, si sa, cioè più il vetro è spesso, più è resistente. Il vetro del modulo è paragonabile a quello di un parabrezza e nella seconda parte di questo video farò molto un parallelismo tra autovettura, parabrezza, polizza cristalli e modulo fotovoltaico. Ma ti basti sapere che tendenzialmente i pannelli hanno uno spessore del vetro intorno ai 3 mm, 3 mm e mezzo. Ci sono alcune aziende però che per scelta hanno già valutato e previsto di installare una serie di moduli con il vetro spesso mezzo centimetro, quindi 5 mm contro i 3 mm, quindi quasi un 40% in più. Più è spesso il vetro, più è resistente alla grandine, ovviamente. La seconda caratteristica che va presa in considerazione è la tipologia di cella fotovoltaica. Perché? Perché, come vedremo nella seconda parte del video, ci possono essere dei danni nascosti, perché la cella si può danneggiare anche se il vetro rimane intatto. Il danno sul vetro del pannello lo si nota subito a occhio nudo e può generare dei problemi che affronteremo tra poco. Il danno alla cella fotovoltaica invece a occhio nudo non si può vedere, servono delle termocamere o servono ovviamente dei sistemi professionali per poter andare a scansionare l'efficienza dei pannelli. E quindi è fondamentale scegliere celle fotovoltaiche resistenti, celle fotovoltaiche che abbiano una struttura diversa rispetto alla media. Ti faccio un esempio concreto. La maggior parte dei pannelli in commercio sono realizzati così: cella fotovoltaica con tutte le linee metalliche, ok? Ed è un strato sottilissimo di cristallo, quindi è come se fosse uno strato sottilissimo di ghiaccio. Ovviamente io ho il mio parabrezza, ma se la grandine va a colpire può creparlo, può danneggiare la cella fotovoltaica, anche se ad occhio nudo non si nota. Questo può provocare dei problemi, ma lo vedremo tra poco.
Questa c'è la fotovoltaica qua, più tradizionale, ovviamente è quella più economica e non è l'ideale se ho paura di subire grandine estrema come quella che abbiamo vissuto. Se invece prendo questa cella, che è una cella Maxeon del pannello SunPower, non devo presentarti SunPower, uscirà a breve il video direttamente dalla Fiera di Monaco e ti ricordo che noi siamo partner SunPower, una cella fotovoltaica che frontalmente non ha nessuna ramificazione, ok, di conduttori, ma sono tutti sul retro, stratificati insieme a una lamina di rame. Infatti, a differenza della cella fotovoltaica che ti ho fatto vedere prima, questa qua non si rompe, è flessibile. Perché? Perché questo strato di rame di metallo che rende il tutto più flessibile, quindi anche estremamente più resistente a i danni. Quindi la scelta della cella fotovoltaica impatta in maniera importante anche sulla produttività dell'impianto. Perché? Perché non è solo la grandine estrema, ma anche la grandine normale o quella un po' più fuori dal normale può danneggiare le celle. Se ho delle celle solide, resistenti, ovviamente vado a produrre molta più energia. Ovviamente un pannello fotovoltaico con queste caratteristiche, come SunPower e Maxeon, hanno un costo leggermente più alto rispetto alla media, proprio perché è una tecnologia dietro alla cella fotovoltaica che la rende migliore e più produttiva. Infatti, tornando all'esempio di prima, per esempio, SunPower dà una garanzia sulla produzione e sui pannelli Maxeon di 40 anni, cosa che in commercio non c'è quasi nessuno. La maggior parte dei pannelli vengono garantiti 15 anni, 10 anni, quelli di bassa qualità, oppure quelli di medio, medio-alta qualità, parliamo di garanzie di 25 anni sulla produzione, 25 anni sul prodotto, eccetera, eccetera. Scelto il modulo fotovoltaico, cosa devo fare? Devi fare un'assicurazione. L'unica soluzione è assicurare l'impianto, o assicurarlo in maniera autonoma, oppure integrare l'impianto fotovoltaico all'interno dell'assicurazione di casa tua. Probabilmente se hai una casa di proprietà potresti avere un'assicurazione sulla casa, l'assicurazione sulla casa copre anche spesso eventi meteorologici, bene, chiama il tuo assicuratore e fagli inserire una postilla ad hoc che evidenzi la presenza dell'impianto fotovoltaico, così da poter essere coperto dall'assicurazione anche in caso di questi episodi estremi. Quello che ti ho appena descritto è la fase di scelta del modulo fotovoltaico, scelta della ditta che installa l'impianto fotovoltaico e delle componenti dell'impianto fotovoltaico. Se non sai da dove partire, ovviamente in descrizione e qua nelle schede ti lascio il link per il videocorso gratuito che ho registrato diversi anni fa, fotovoltaico indipendente, che ti permette di capire e valutare in autonomia quali possono essere i prodotti da scegliere per casa tua, quanto puoi risparmiare, quanto deve essere grande l'impianto fotovoltaico. È un videocorso totalmente gratuito, lo trovi in descrizione. Una volta scelto il modulo fotovoltaico, è bene anche valutare correttamente la tipologia di inverter. E su questo ti anticipo che inverter con ottimizzatori o i microinverter Enphase sono i prodotti che forse si adattano meglio a limitare i danni generati da una grandinata. Ma te lo spiego adesso nel secondo blocco. In questa seconda parte del video mi rivolgo a chi non sta valutando l'impianto fotovoltaico, ma forse l'ha già installato e si ritrova oggi a raccogliere i cocci, a vedere quali sono i danni. Bene, vediamo brevemente cosa devi fare, cosa non devi fare e come puoi porvi rimedio. Prima cosa da fare, se riesci, sentire chi ti ha realizzato l'impianto, perché va subito verificato lo stato dell'impianto. Infatti, avere più pannelli danneggiati ti possono generare danni ulteriori. Banalmente, il tuo impianto fotovoltaico può letteralmente prendere fuoco. Ti spiego anche il perché. Il pannello fotovoltaico, anche dopo la grandinata, anche con il vetro rotto, continuerà a produrre energia. Perché? Perché non è un prodotto, non è una cosa meccanica, è una cosa fisica. Cioè, la cella fotoelettrica, la cella fotovoltaica, una volta che riceve i raggi del sole, genera, essendo un semiconduttore, corrente e tensione. Quindi produce. Anche se il pannello è totalmente crepato perché la grandinata ti ha disintegrato lo strato di vetro, il pannello continuerà a produrre. Ovviamente produrrà molto meno perché? Perché il raggio del sole non arriva diretto, non arriva in quantità, perché laddove ho la crepa tendenzialmente va a orientare diversamente il raggio solare, quindi l'impianto produrrà ma produrrà meno. Quella che può sembrare in prima battuta una buona notizia, vabbè, allora l'impianto continua a produrre, meglio così, si può trasformare in un gravissimo problema. Perché? Perché la corrente elettrica deve essere comunque smaltita e dopo una grandinata di questo tipo possono capitare tre cose. Uno, ci può essere un cortocircuito legato alle infiltrazioni d'acqua. Perché? Perché se il pannello è rotto, letteralmente danneggiato o bucato o solamente crepato, si può infiltrare all'interno del modulo stesso dell'acqua. Acqua più corrente elettrica non è una buona cosa. Secondo aspetto fondamentale, controllare i cablaggi, perché i danni spesso non sono solo sui pannelli ma anche sui cablaggi. Quindi dietro ogni pannello ci sono delle box, spesso sigillate, controlla che non siano danneggiate e che anche tutti i cavi
non siano scoperti, perché, nuovamente, energia elettrica, cavi scoperti, non è una buona cosa. Ovvio, ti sto dicendo controllo, in realtà dovresti chiamare un tecnico per far fare questo controllo, perché salire sul tetto bisogna lavorare in sicurezza, bisogna essere esperti e attrezzati, quindi non fate gli eroi. Mio eroe del cazzo! Grazie! Infine, pannelli fotovoltaici danneggiati sia esteticamente oppure in maniera più subdola internamente possono generare degli hotspot, dei punti caldi. Se il passaggio dell'energia elettrica non avviene come dovrebbe avvenire, se ho dei punti in cui la mia cella si è danneggiata, quindi il mio circuito elettrico è stato danneggiato, si può formare un arco elettrico. Quindi l'energia elettrica arriva fino a un punto, non sa più dove andare, si accumula e si crea un arco elettrico. Arco elettrico che si può trasformare in calore. Sappiamo benissimo che l'energia elettrica, se passa attraverso una resistenza, genera calore. Se questo calore inizia a diventare importante, ovviamente c'è il rischio di incendio. Abbiamo dei cavi che sono testati per lavorare a determinate temperature e determinate tensioni. Ma se l'impianto è danneggiato, se il cavo è danneggiato, se le tensioni salgono non controllate, c'è il rischio di incendio. Quindi, prima cosa fondamentale è fare un check dell'impianto. Seconda cosa, spegnerlo. Onde evitare problemi, è bene spegnere l'impianto. E qua mi ricollego alla scelta delle componenti dell'impianto. Quando io ti ho detto prima che per evitare problemi con la grandine è bene scegliere impianti ottimizzati, impianti con microinverter, dove ogni pannello è autonomo, te l'ho detto per un motivo preciso. Se infatti a casa tua hai 20 pannelli, 10 da una parte, 10 dall'altra, di questi 10, 2 sono danneggiati, il danno di questi due pannelli si ripercuote sull'intera stringa se hai un inverter non ottimizzato. Quindi va a danneggiare indirettamente anche tutti gli altri moduli della falda. Quindi una delle cose fondamentali da fare, ripeto, appoggiato sempre a un esperto, è quello di bypassare i pannelli, far sì che i pannelli buoni possano continuare a lavorare bypassando quelli danneggiati. Se no, mi genera problemi sull'intera stringa. Se ho scelto un inverter ottimizzato tipo SolarEdge o i microinverter tipo Enphase, ogni pannello è autonomo, quindi non devo andare a bypassare, non ho questo problema. Se invece non ho un inverter ottimizzato, cosa capita? Che se io vado a bypassare questi due pannelli danneggiati, lasciando produrre gli altri 8, in questo esempio qua gli altri 3, l'altra stringa può subire indirettamente problemi. Perché? Perché è bene che le due stringhe siano bilanciate. Quindi, semplifichiamo ulteriormente, 5 pannelli da una parte, 5 pannelli dall'altra. Due sono danneggiati? Bene, li bypassi, ne produci 3, qua produci 5, hai comunque problemi, perché le stringhe non sono bilanciate. Per quello nella fase di scelta è fondamentale valutare anche le componenti, e sono aspetti che quasi nessuno ti dice. Ricollegandomi al discorso sicurezza, un impianto ottimizzato con gli ottimizzatori SolarEdge fa sì che in caso di problemi l'ottimizzatore abbassa la tensione a 1 volt, onde evitare rischi di incendio. Infatti sui grandi caproni industriali, e anche per quel che riguarda la normativa americana, che è quella che sull'antincendio forse è la migliore al mondo, SolarEdge è certificata proprio perché l'ottimizzatore garantisce sicurezza sul tetto. Se sali sul tetto e c'è un impianto con dei problemi, la luce solare continua a far produrre i pannelli, i pannelli continuano a generare tensione, tensione che può raggiungere 400 volt, 1000 volt a seconda delle dimensioni dell'impianto, e rischi di farti male. Se ho invece un impianto ottimizzato, questi rischi sono estremamente ridotti, proprio perché l'ottimizzatore va a limitare la tensione a 1 volt per pannello. Quindi se hai 10 pannelli sono 10 volt, non muori con 10 volt. Con 1000 volt non è il massimo, no? Va da sé che tutti i pannelli danneggiati è fondamentale che vengano sostituiti il prima possibile. E anche nella fase di sostituzione, il fatto di avere un inverter ottimizzato o i microinverter, piuttosto che avere l'inverter tradizionale con una o due stringhe, bene, non ti dà la stessa flessibilità, proprio perché le stringhe ti vincolano ad avere impianti gemelli, stringhe parallele, pannelli quasi tutti uguali. E quindi se hai un impianto vecchio di 4, 5, 6 anni, dovresti andare a scegliere un pannello che possa accoppiarsi bene con i pannelli vecchi di 5, 6 anni fa. Non hai la libertà di mettere oggi pannelli nuovi con le garanzie attuali su un impianto vecchio. Quindi, ricapitolando, prima cosa, chiamare il tecnico e far fare un check. Seconda cosa, spegnere l'impianto se è estremamente danneggiato, o comunque attivarsi per limitare quanto possibile i rischi legati a sovratensioni, hot point, archi elettrici e cortocircuiti, proprio perché l'acqua e la corrente elettrica non vanno d'accordo. Terza cosa, ovviamente, appena possibile sostituire i pannelli danneggiati. E su questo terzo e ultimo punto ho una buona notizia per voi. Perché? Perché se hai subito questi episodi meteorologici estremi, bene, e tra Lombardia e Veneto siamo abbastanza coperti con i nostri partner, e ho dato indicazione a tutti i nostri partner di essere estremamente disponibili. Quindi se hai bisogno di supporto,
non esitare, trovi in descrizione i nostri riferimenti, mandaci un'email con le caratteristiche del tuo impianto, dell'inverter, le foto e vediamo di capire come darti supporto in maniera rapida e celere, proprio perché un problema piccolo come l'impianto danneggiato si può trasformare in un problema ancora più grande, che riguarda la sicurezza di casa tua e della tua famiglia. Spero quindi che questo video riassunto di quali sono le componenti da scegliere, di come scegliere il pannello giusto per resistere alla grandine e di come risolvere i problemi frutto della grandine sia stato per te utile. Ti ricordo che i pannelli sono testati ma non sono garantiti. Non esiste nessuna garanzia sulle grandine, ma esistono le assicurazioni, un pochettino come per la macchina. Ok, tu compri la macchina nuova, se non funziona la retro, cazzo, c'è la garanzia, c'è un problema. Se arriva la grandinata del secolo e te la danneggia, o è l'assicurazione oppure, beh, tiri fuori soldi di tasca tua. Quindi cosa fondamentale è assicurare il proprio impianto. Ovviamente ricordati anche che i danni possono essere sotto al cofano, sotto il vetro, quindi la cella può essere danneggiata, quindi è bene fare un test o con dei voltimetri o comunque con una termocamera per evitare hotspot, quindi punti caldi che possono danneggiare ulteriormente il pannello fotovoltaico, perché anche se danneggiato continua a produrre energia. Se a prima vista può sembrare una cosa bella, non è bellissima questa cosa che anche danneggiato continua a produrre energia, perché si entra nell'ambito della sicurezza. Ultimissima cosa, poi ti lascio. Ovviamente non ho menzionato il parametro forse fondamentale che risponde alla domanda: ma perché a me si sono rotti e a lui no? Il caso, la fortuna. Conta tantissimo anche quello, cioè puoi andare in auto per 1000 chilometri, prendere 10 pietre e il parabrezza rimane intatto, puoi prenderne una in un punto nevralgico e ti si crepa tutto il vetro. Lo vediamo sulle macchine, sul cellulare, no? Ti cade 20 volte, a posto, ti cade una volta da 20 cm d'altezza, si rompe. C'è anche un discorso di variabile, di caso, di fortuna. E quello ovviamente non possiamo comandarlo. Se questo video è stato quindi per te utile, lascia un bel mi piace, condividilo con tutti i parenti e amici che stanno pensando di installare l'impianto fotovoltaico o hanno installato l'impianto fotovoltaico e hanno problemi a causa di questa grandinata. Sono curioso di leggerti nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!